Buonasera, benvenuti. Sono Silvia Rosa Brusin, responsabile di Leonardo, il telegiornale scientifico di Rai 3. Vi presento gli ospiti di questa serata. Roberto Battistone, professore di fisica sperimentale all'Università di Trento. Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio. Nicola Pugno, professore di scienza delle costruzioni e dei materiali sempre dell'Università di Trento, e Daniele Tonti, presidente del cluster aerospaziale dell'Umbria. Avrete capito che parleremo di spazio, non solo spazio. Abbiamo intitolato questo nostro incontro Guerra e pace, perché forse è l'incontro più legato all'attualità di questo festival, forse. Era appena scoppiata, non la guerra, insomma, ma l'aggressione, era appena venuta l'aggressione russa all'Ucraina e immediatamente ci sono state le prime vittime scientifiche. La missione ExoMars dell'Agenzia Spaziale Europea veniva sospesa dall'Agenzia Spaziale Europea, prima in maniera cautelativa, ma insomma si è capito che non era possibile continuare la collaborazione con i russi. Però stanno succedendo delle cose molto diverse, di segno molto diverso, perché ufficialmente la collaborazione con i russi da parte dell'Europa e da parte dell'America è stata bloccata. In realtà non del tutto, perché vediamo quello che sta succedendo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Un braccio robotico fatto insieme dall'Europa e dai russi è stato appena collegato sulla Stazione Spaziale, come se sulla Terra non succedesse niente. E la Stazione Spaziale è, nonostante le minacce cui i media hanno tanto riportato in queste settimane che arrivavano da parte del responsabile di Roscosmos, una specie di strana bolla, di cui parleremo anche, strana bolla diplomatica, come se fosse, ed è impossibile, interrompere una cooperazione per motivi politici, a meno di non distruggere in un attimo più di 20 anni di lavoro insieme per costruire questo avamposto nello spazio. Ma io vorrei, abbiamo detto, la missione europea su Marte si è fermata, era nata insieme con i russi dovevano fare e il lanciatore e avevano anche creato il guscio per l'atterraggio sul pianeta rosso, tra l'altro, tra parentesi, un ennesimo sfortunato rinvio, perché l'Europa su Marte non è riuscita mai ad atterrare e quindi si sta cercando un sostituto, probabilmente saranno gli americani. Roberto Battistone, ma che cosa sta veramente succedendo? Grazie Silvia. Noi in questo momento stiamo assistendo a qualcosa di molto grande, complesso, che tocca chiaramente la collaborazione scientifica internazionale nell'arco di infiniti altri accordi di carattere economico, politico, geopolitico e chiaramente militare. E concentrandoci sulla parte dello spazio, per sua natura è un luogo che è sempre stato un simbolo di collaborazione, ma anche competizione. Minaccia, ma anche protezione, scienza, esplorazione, sogno, tutto questo è mescolato assieme e per molti anni siamo stati abituati a uno spazio di collaborazione pacifica. Questo non vuol dire certamente che non ci fossero satelliti spia, non vuol dire che non ci fossero sviluppi tecnologici molto avanzati, non vuol dire che di tanto in tanto si sono testati con effetti molto visibili armi ASAT, quindi che partono dei razzi che partono da terra e centrano un satellite nello spazio mettendoli in mille pezzi. Tutto questo c'è stato,
Del resto anche il programma americano dell'Apollo, ma anche i programmi russi corrispondenti, hanno sempre avuto dietro la parte visibile, civile, di conquista spaziale, degli interessi militari, soprattutto legati in quella fase all'osservare il territorio altrui da un'altezza irraggiungibile da sistemi missilistici normali. Però diciamo la parte di spazio pacifico, nel senso legato a superare i limiti, dimostrare una potenza tecnologica, di essere i primi in certo tipo di raggiungimenti, di scopi specifici, è stato molto forte. Il mondo intero è stato catturato dalla space race, la corsa allo spazio russo-americana, russo-sovietico-americana degli inizi. Il mondo è rimasto a bocca aperta nel vedere il primo atterraggio sulla Luna, è rimasto a bocca aperta a vedere come sono tornati gli astronauti di Apollo 13, e ha partecipato poi via via con meno intensità, perché le cose nuove affascinano di più di quelle, diciamo, più ordinarie, ma per tanti anni abbiamo assistito alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo appena citata, una cosa straordinaria decisa fra Bush e Yeltsin, in un momento in cui i rapporti fra americani e russi erano sicuramente tesi come lo sono sempre stato, forse un po' di più. Bene, lo spazio è stato un'occasione per creare un'incredibile collaborazione e disegnare un progetto, quello della Stazione Spaziale Internazionale, che è costruito come interdipendenza fra le due grandi superpotenze. Ci sono anche gli europei, i canadesi, i giapponesi, ma il nocciolo della struttura sta proprio fra questi due grandi paesi che hanno una grande storia spaziale, che hanno accettato di costruire un sistema di interdipendenza assoluta. E questo poi magari ci torneremo dopo, è un aspetto specifico di perché questa stazione spaziale ancora oggi resiste dopo 20 anni, dopo gli embargo dell'Occidente verso i russi, dopo una guerra terribile che è esplosa negli ultimi 2 mesi e che a parole perlomeno ha messo in discussione questa collaborazione. Ecco, questo scenario però non ha risparmiato purtroppo le altre collaborazioni, abbiamo citato ExoMars, ma anche collaborazioni commerciali. Giulio Ranzo potrà forse parlarne dopo. I russi hanno smesso di lanciare i satelliti della costellazione inglese OneWeb, hanno ritirato da Kourou la base europea nella Guyana francese, il loro personale addetto al lancio, si è interrotto ExoMars e via dicendo. Quindi lo spazio ha perso moltissimo, lo spazio europeo in particolare, e l'Europa ha mostrato in questo anche una sua debolezza di troppa interdipendenza con altre potenze spaziali, e quindi la guerra da questo punto di vista ci ha fatto tornare indietro di molti anni. E io vorrei sentire appunto da Giulio Ranzo, lei che è amministratore delegato di Avio, sanno tutti che cos'è Avio, un gruppo leader nei lanciatori, se non sbaglio ha 1 migliaio di dipendenti, 5 sedi tra base storica Colleferro e poi Francia e poi Guyana francese, un lanciatore recentissimo Vega, che ho avuto l'onore di battezzare con la diretta da Kourou, fu una impresa straordinaria. Vega ormai ha 10 anni, ha dimostrato delle capacità incredibili. Beh, però i motori di Vega, sbaglio o sono ucraini? Beh, c'è un motore ucraino in particolare, che è un motore di stadio superiore. Quando, adesso per chi ci segue e magari non è addentro alla questione, il professor Battiston ricordava come lo spazio sia un dominio tipico di cooperazione fra i paesi, forse è anche uno dei modi di cooperare più indipendenti è stato dalla politica, da quello che è successo, soprattutto negli ultimi 30 anni. E allora, quando in Europa ci ponemmo l'obiettivo di realizzare un sistema per portare piccoli satelliti nello spazio completamente europeo, lo facemmo con lo spirito di totale cooperazione, non solo all'interno del perimetro europeo, ma in questo caso in parte anche con l'Ucraina, che è la parte dell'ex Unione Sovietica che detiene la maggior parte
delle conoscenze di questo settore. E quindi abbiamo il motore superiore che è ucraino. E detto questo, in queste difficili settimane, devo dire che io ho avuto un'esperienza personale toccante, perché i nostri fornitori ucraini hanno continuato a fare il lavoro come se nulla fosse. Quindi, pur nelle mille difficoltà, hanno continuato a realizzare i loro prodotti, hanno continuato a consegnarceli in questo periodo così difficile e tengono fede agli impegni in maniera encomiabile. E peraltro ho notato come non abbiano nessuna volontà di scappare dal loro paese. Sono fedeli a cercare di dare alla loro terra la dignità che merita, soprattutto perché nel loro settore hanno molta conoscenza tecnologica. Scusi la domanda ingenua, ma quanto in questo momento difficile, la faccio un po' a tutte e due, diciamo, al leader di una grandissima industria e anche al professor Battistone, quanto in questo momento la politica, le posizioni ufficiali, cioè quanto dovete rendere conto in qualche maniera? Cioè potete muovervi autonomamente oppure ci sono cose che non bisogna fare, non bisogna... Adesso in questo caso, per esempio, voi avete a che fare con l'Ucraina, che è il paese che noi in qualche maniera stiamo appoggiando, no? Però quanto siete legati? Noi lavoriamo certamente assieme alle istituzioni e a braccetto con esse, nel senso che, per esempio, le attività dello spazio sono sempre oggetto, appunto, di rapporti internazionali, quindi le industrie lavorano sistematicamente con il Ministero degli Esteri, con la nostra capacità quindi di rappresentarci negli altri paesi, e in particolare anche con la Presidenza del Consiglio, quando i temi sono particolarmente delicati, come questo è il caso. Però, come ricordava anche il professor Battistone, pur in questo momento di difficoltà, anche se ci sono state delle perdite, come si diceva, in certi altri ambiti si continua a lavorare, ci sono delle bolle, come lei spiegava, perché fortunatamente lo spazio per l'addetti ai lavori è un'occasione incredibile di scoperta e di scambio culturale con altri paesi, con altre culture. Quindi, diciamo, è veramente un peccato, sarebbe perderlo solo per ricerca di sovranità politica, no? Chiaro però che questa crisi ha dimostrato in maniera lampante come sia tornato d'attualità anche in un settore industriale il tema della sovranità nazionale, ecco. Che, come dire, io, quelli della mia generazione in qualche modo avevano scordato, perché siamo cresciuti, abbiamo conosciuto la globalizzazione, un mondo internazionale dove non si vedeva più l'importanza dell'orgoglio nazionale, della sovranità. Voi pensate a che valore ha dato Elon Musk agli Stati Uniti quando nell'ultimo decennio ha ridato agli Stati Uniti la possibilità di portare degli astronauti nello spazio. Provate a pensare cosa sarebbe oggi se gli americani non fossero in grado autonomamente di mandare astronauti. Vorrebbe dire che l'attività dello spazio sarebbe sostanzialmente ferma. E magari la stazione internazionale ci cadrebbe in testa, insomma. Quindi è chiaro che seppure viviamo, questa è un po' la contraddizione del nostro settore, seppure viviamo in un settore affascinante di scoperta scientifica, di grandi collaborazioni europee, tutto a un tratto ci siamo confrontati di nuovo col tema della sovranità nazionale, dell'indipendenza, no? E questo lo vediamo anche, per esempio, nell'indipendenza nel settore energetico, no? Ecco, sovranità nazionale, indipendenza, però ci sono dei grandi progetti, lasciamo, chiedo scuse agli altri ospiti, ma in qualche maniera dobbiamo seguire certamente il filo. Ci sono dei grandissimi progetti, pensiamo per esempio al CERN di Ginevra, no? In cui bisogna essere insieme per fare qualche cosa. E adesso io vorrei parlare anche i russi si sono ritirati, noi abbiamo detto noi russi in tanti settori, gli abbiamo tolto delle cose per esempio per le loro missioni lunari, e abbiamo insomma detto no, non va bene, non va bene così. Però per esempio i russi, gli scienziati russi, il tema degli scienziati russi e della
non perdere in, tu ricordavi questo momento magico, no, della lotta spaziale per la Luna, eccetera, però sappiamo benissimo che sotto sotto collaboravano. Certamente. Non c'era una guerra vera, ecco. Allora, vorrei appunto su questo punto sottolineare un aspetto. Giustamente Giulio ha ricordato come, nonostante tutto, certe cose vanno avanti. È chiaro che ci sono degli embargo formali che impediscono l'esportazione, embargo formali che impediscono i pagamenti, quindi su questo non c'è granché da dire. Però se ci spostiamo sul settore della scienza, interrompere le relazioni, allora, per certi versi sospenderle con le interfacce delle organizzazioni istituzionali che rappresentano direttamente il governo russo, è chiaro che lì c'è un punto di delicatezza estrema. Abbiamo visto anche l'esclusione della Russia da questo consesso internazionale sul diritti dell'uomo, se non sbaglio, che si chiama in questo modo. Però io ho l'impressione che si è fatto forse un po' troppo frettolosamente, si sono prese delle decisioni in cui è stata implementata troppo rapidamente in campo scientifico una politica di indurimento e di sospensione che ha portato a un'interruzione. Quando nel campo scientifico il fatto che non si fa assieme una cosa impedisce ad entrambi di farla, non sposta i pesi commerciali, non permette di fare un'arma in più, non permette di spostare gli equilibri economici. E così come, scusatemi un paragone che può essere, può sembrare difficile, forse ingeneroso, ma sul gas noi stiamo ancora ricevendo il gas russo, ci stiamo equipaggiando per cambiare sorgenti, ci si metterà dei mesi, forse per certe cose degli anni, ed è talmente importante dal punto di vista complessivo che non si possono prendere decisioni affrettate né da una parte né dall'altra. Forse sulla scienza si sarebbe potuto, sulle missioni fatte congiuntamente, si sarebbe potuto ragionare in modo un pochettino più diplomatico e guardando un po' più lontano, perché l'interruzione di un progetto dove per 20 anni abbiamo collaborato assieme e in cui dipendiamo, non mi riferisco adesso alla stazione spaziale, ma magari ad ExoMars, e diciamo, riportarlo indietro di 10 anni come orologio e con spese e investimenti di carattere puramente scientifico devono essere rifatti, ripensati, riorganizzati, è una scelta che forse avrebbe avuto bisogno di una maggiore meditazione, perché gli effetti lì per lì fa un grande effetto, ma poi a posteriori, quando andiamo a misurare cosa comporta questo, è un danno gigantesco per una comunità scientifica e non per una comunità economica o militare. Quindi questo aspetto probabilmente merita una riflessione. Magari sulla parte dei rapporti con la comunità scientifica, magari Nicola può dire qualche cosa, la comunità del CERN, per esempio, i russi che ne fanno parte, centinaia e centinaia di ricercatori, hanno fatto delle lettere molto dure nei confronti della decisione russa di entrare in guerra con l'Ucraina, con rischi personali per le proprie famiglie non banali. Quindi diciamo, occorre separare il ruolo della comunità scientifica e quello delle istituzioni in questo caso. Ecco, la differenza è che tra la Seconda Guerra Mondiale, cioè lo spazio è cresciuto in maniera esponenziale per tutte le sue applicazioni scientifiche, tecnologiche, militari, eccetera, proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente. E adesso, e quindi è maturato, e perciò noi non siamo, non era possibile continuare, no, a ragionare in termini di sovranità, non si può tornare indietro in qualche maniera, o è possibile a questo punto? Ma secondo lei, secondo te la storia ci porta lì? Il discorso che ha fatto Giulio sull'autonomia e l'indipendenza, diciamo, tecnologica e industriale è un discorso molto importante, non possiamo trascurarlo. Leggevo qualche parte in questi giorni questa globalizzazione che abbiamo sostenuto ciecamente al di là di ogni altra considerazione, perché abbassava un po' i prezzi, perché era giusto da un punto di vista ideologico, per vari motivi,
Adesso che ci guardiamo in una situazione di difficoltà, ci rendiamo conto, e parlo in particolare per l'Europa, non è la stessa cosa per gli Stati Uniti, non è la stessa cosa forse neanche per la Cina sicuramente, ma forse neanche per la Russia, ma per l'Europa sì, abbiamo sventolato la bandiera dell'interdipendenza economica senza avere un organo di vertice politico e senza avere un organo di difesa strutturato, organizzato, diciamo, europeo. Abbiamo la NATO, ma un'altra cosa, d'accordo? Ecco, adesso forse ci troviamo a riflettere su questo globalismo senza reti come un problema, come una cosa che crea anche dei grossi problemi, non solo delle soluzioni. Giulio Lorenzo, tra l'altro ricordo che voi avete molto recentemente firmato anche uno storico accordo con Amazon. Sì, per lanciare... Non so se funziona. No, funziona. Sì, certamente con gli Stati Uniti avremo l'opportunità di lanciare nello spazio una grande quantità di satelliti per Amazon. Amazon realizzerà una cosiddetta costellazione di satelliti, cioè un insieme di satelliti interconnessi tra loro, capaci di dare il segnale internet su tutta la superficie della Terra, che è uno strumento estremamente potente, soprattutto per le aree del mondo non infrastrutturate. Che non Quindi dispongono... in concorrenza con Elon Musk. In concorrenza con Elon Musk, ma ce ne saranno tanti a venire. Ma quanti ce ne saranno, scusate, perché sono già 32.000 quelli di... Qua stiamo un po'... Sono già 32.000 previsti quelli di Elon Musk e questi? Ce ne saranno molti, questi saranno solo 3.000. Vabbè. Ma ne arriveranno ancora diverse migliaia. Credo che la prossima grande azienda a lanciare un progetto satellitare sarà Apple. Apple ha l'intenzione di realizzare delle automobili a guida autonoma controllate dallo spazio. Quindi vedremo molti progetti di questo tipo, probabilmente i social networks avvieranno dei loro programmi satellitari, e quindi questo è quello che ormai si vede succederà nel futuro. Ma tornando al tema geopolitico, forse una breve riflessione. Noi siamo abituati a parlare di cooperazione, soprattutto in questo settore, ma dobbiamo richiamarci un po' alla storia, no? Questo settore dello spazio è nato in Russia. È nato in Russia. E i poi più grandi lanciatori nascono lì. Poi si è sviluppato negli Stati Uniti. Quindi le cooperazioni a un certo punto, dopo anni diciamo di guerra fredda, in cui fra gli anni 70, 80 e 90 la Russia ha contato circa l'80% dell'attività nello spazio a livello mondiale e gli Stati Uniti evidentemente il residuo 20%, forse noi lo 0, questi stati hanno cominciato a cooperare alla fine diciamo della... con lo sgretolamento dell'Unione Sovietica. Però non credo che potessero prevedere il fatto che oggi ci ritroviamo che la Russia dall'80% pesa meno del 15% di quello che si fa nello spazio. Gli Stati Uniti sono cresciuti perché pesano almeno un 30%, ma nessuno poteva prevedere che il più grosso operatore nello spazio fosse la Cina. Più del 40% dei lanci fatti nello spazio lo scorso anno sono cinesi. I cinesi hanno la loro stazione spaziale, hanno la capacità di andare sulla Luna, di portare astronauti, di fare molte cose. E storicamente nessuno di questi paesi, diciamo così, del blocco occidentale, ma compresa la Russia, aveva in essere delle cooperazioni con la Cina. Quindi lasciatemi dire, senza la pretesa appunto di essere un analista geopolitico, ma quello che ha un po' scombinato le carte è stata la presenza di un player emergente, forte, equipaggiato finanziariamente ma anche da un punto di vista tecnologico e scientifico, perché ha raggiunto la Cina dei traguardi molto importanti che sono evidentemente molto indigesti per gli Stati Uniti, e noi europei secondo me siamo rimasti un po' in mezzo, diciamo poco rilevanti perché più piccoli di dimensione, ma siamo, le nostre cooperazioni storiche non si accoppiano più con nessuno di questi partner, per questo che è difficile ritrovare la forma di una collaborazione multilaterale genuina con mutuo interesse da parte di tutti, secondo me. Ed è di questi ultimi giorni, ore forse, la notizia ancora da confermare che ci sia un formale avvicinamento tra la Cina e la Russia per quanto riguarda i voli abitati, ad esempio, che è una cosa che è curiosa, è un altro aspetto straordinario, perché
i cinesi hanno imparato dai russi e adesso i russi si alleano con i cinesi. Ma è un fatto, guardi, io sono un industriale, è un fatto di quote di mercato, nel senso che i russi sono stati pragmatici, hanno un PIL in calo, hanno meno soldi, hanno molto know-how e sono diventati marginali, il che è il colmo per chi questo settore l'ha creato. Quindi a un certo momento si alleano con quello più forte. A cui hanno insegnato. A cui hanno insegnato. Quindi quello che dispiace è che invece noi dovremmo spingere anche attraverso iniziative di questo tipo per far conoscere quello che facciamo, è che in Europa noi abbiamo molto know-how, molta conoscenza, ma dobbiamo alzare di molto il livello di ambizione, perché se ci si marginalizza in questo settore poi diventa pure difficile cooperare con delle superpotenze di queste dimensioni, sia a livello scientifico che industriale. E ricordo l'importanza dei lanciatori e del settore che lei rappresenta. Tra l'altro l'Europa portò i russi in Guyana ed era pazzesca questa immagine della Soyuz in mezzo alla foresta tropicale, che di solito noi vedevamo sempre soltanto nelle steppe, però era un segno di una cooperazione che improvvisamente si è fermata. Sì, per la verità la cooperazione con i russi in Europa cominciò molti anni fa, sapendo che sarebbe stata a termine, quindi si sarebbe conclusa. Comunque, certo, adesso c'è una conclusione un po' repentina, come diceva Roberto, senza grande preavviso. E questo in qualche modo però noi lo possiamo vedere positivamente, perché a un certo punto quello che si faceva con la Soyuz la faremo con dei lanciatori europei e andrà pure bene così. Insomma. Auguri per Vega 6, tutto quanto. Ecco. Nicola Pugno, lei è docente di scienza delle costruzioni dei materiali all'Università di Trento. Lei ha collaborazioni con i paesi coinvolti, vero? Con scienziati? Sì, io faccio appunto, come detto, scienza dei materiali, scienza delle costruzioni, e ci piace indagare la meccanica specialmente dei materiali, e su cui i russi sono fortissimi, per esempio. Ecco, in particolare ci fa un esempio? Cioè mi parlava di esempi affascinanti di questi. Ma è chiaro che una delle mie prime collaborazioni con i russi è stata perché loro avevano sviluppato dei metodi interessantissimi per prevedere come varia la resistenza dei materiali al variare della velocità di impatto di un oggetto. La famosa expertise. Peraltro, ma che in realtà ho detto la velocità di impatto di un oggetto per semplificare, perché avrei dovuto dire al variare della velocità di applicazione del carico, che forse è un po' più complicato, ma comunque non era una cosa necessariamente legata alla difesa o cose di questo tipo. E loro hanno un'esperienza molto forte. E tanto è che, adesso che mi ricordo, la mia prima lezione, diciamo, plenaria è stata fatta in Russia. E l'ho dedicata a un collega russo che nel frattempo era mancato e che avevo ospitato a casa. C'era grandissima interesse a collaborare con i russi, anche perché avevano un punto di vista molto generale rispetto ai nostri. Per esempio, loro parlavano molto spesso di meccanica dei continui, mentre noi qua tendiamo a separare meccanica dei solidi e meccanica dei fluidi. Hanno una visione molto generale, e questa cosa qua chiaramente li ha portati molto avanti negli anni. Magari pubblicavano su riviste russe anziché su riviste internazionali, ma le loro conoscenze erano estremamente avanzate. E adesso? Ecco, attualmente non ho nessuna collaborazione in atto, stretta con i russi. Poi è chiaro che capita di fare delle collaborazioni abbastanza ampie, dove evidentemente ci troviamo anche, qualche volta capita questo, in lavori scientifici con un certo numero di autori, tra cui anche dei russi, per carità. Però a stretto giro, in questo periodo non ho collaborazione dei russi, e ho ripreso anche un po' emotivamente una collaborazione invece con una ricercatrice molto brava ucraina, non adesso in Ucraina ma in un altro paese, ma comunque insomma un po' ripreso per l'occasione. Però trovavo interessante quello che diceva prima Roberto, perché non so cosa farei nel caso avessi una proposta di collaborazione con dei russi, perché non è scontato. Roberto ha detto una cosa interessante sul fatto di scienziati che hanno firmato delle lettere, no? Quello per esempio è un punto secondo me anche abbastanza interessante, che arriva ad esporsi in questa maniera, anche rischiando molto, come si diceva. Per esempio, personalmente, questa è un'opinione personale, no? Proprio da ricercatore, non entro su livelli più alti, ma in quel caso lì io mi sentirei di collaborare. Beh,
perché, perché la scienza, e quindi abbiamo una visione così, però io vorrei passare anche a un'altra visione, grazie, industriale, perché qui abbiamo il presidente del cluster aerospaziale dell'Umbria, Daniele Tonti, che ci racconta un'altra storia. Intanto, cortesemente, in qualche maniera mi contestava il titolo che è mio, che non è mio, insomma, spazio, guerra e pace, sarebbe aerospazio, guerra e pace, perché in questa bellissima regione che ospita la festa di scienza e filosofia, c'è una forte presenza di industrie aerospaziali. 3.000 addetti, mi pare, sì. 500 milioni di fatturato, che non è poco, nessun grandissimo gruppo, giusto? Ma sì. Uno spray, diciamo così, sul territorio di competenze, di aziende soprattutto aeronautiche e un po' spaziali, vero? Esatto, sulle circa 30 imprese che fanno parte del cluster aerospaziale Umbro, ne abbiamo una ventina che lavorano nell'aeronautica, più una decina, di cui 5 esclusivamente per lo spazio, che si occupano anche dell'ambito spaziale. Sì. Mi scusi, io le ho fatto fare questa fotografia perché mi chiedevo, voi come avete letto le notizie di questi giorni? Perché ci sono tante facce della stessa situazione. Allora, cioè, a voi che cosa potrebbe succedere, di buono o di cattivo? Partiamo dal presupposto che, come diciamo prima, l'industria aerospaziale umbra è molto variegata, vi è un'ampia pletora di competenze che vanno dal settore civile al settore commerciale, al settore della difesa, ai droni e allo spazio. Quindi ogni settore ovviamente ha avuto un impatto diverso rispetto alle due macro eventi che sono andati a succedere nel nostro mondo e che hanno generato una mutazione rilevante nel contesto di mercato, ovvero prima la pandemia Covid e poi il tema della guerra in Ucraina. Vogliamo spiegare perché la pandemia Covid vi ha migliorato la situazione? Non l'ha migliorata sicuramente, no. Nel mondo aeronautico assolutamente no. No, ma nel mondo no, ma, può portare uno sviluppo? Allora, cioè, che è successo? La gente vuole le merci a casa. Allora, sul tema Covid c'è stato effettivamente un effetto che nel medio-lungo termine può essere considerato un cambiamento di mercato sostanziale che potrebbe generare un incremento della domanda cargo, ovvero aerei da trasporto, merci, perché vi è stata una sostanziale mutazione nell'attitudine d'acquisto dei consumatori. Consumatore tende meno ad andare presso il centro di acquisto, ma preferisce ricevere direttamente la merce a casa. Banalmente, prima della pandemia, penso che pochissime persone in Italia pensassero di poter acquisire la spesa a casa. Quindi questo ha generato un incremento notevole della domanda di conversione cargo, di aerei da trasporto cargo, e questo sicuramente è stato un impatto, sarà probabilmente nel futuro un impatto positivo. Ha generato anche un impatto positivo sui business jet, perché la società, o quantomeno chi può permettere un certo tipo di trasporto, evita di utilizzare un aereo con tante altre persone, quindi con rischio di contagio, utilizza invece un aereo di trasporto con un numero limitato di persone. Quindi questo c'è un cambiamento proprio del mercato, della domanda. Sì. Poi però l'effetto invece della guerra in Ucraina ha generato anche questo degli spillover, sicuramente la maggior parte negativi, ovvero non vi è da parte delle aziende aeronautiche di tutti i paesi, diciamo, NATO la possibilità di esportare componenti presso la Russia, quindi anche civili, e quindi questo sicuramente ha dato una riduzione della domanda. Ma dall'altra parte bisogna considerare anche altri effetti, ovvero sicuramente è nata la necessità di dover prendere in considerazione l'opportunità di rafforzare le proprie difese, e quindi, come ben sappiamo, tutti i paesi stanno riflettendo su incrementare la spesa della difesa, e questa spesa nel passato ma anche nel futuro genererà investimento anche in tecnologie
che le più interessanti in questo momento sicuramente sono quello dei velivoli unmanned, dei famosi droni, che non sono i droni che immaginiamo noi, quelli che servono per effettuare fotografie, insomma, ma oggetti molto più complessi che di fatto sono aeroplani a tutti gli effetti, miniaturizzati o comunque di notevoli dimensioni, che servono a fare attività di ISR, ovvero intelligence, sorveglianza e reconnaissance. Quindi questi sono fondamentalmente gli effetti che hanno generato. Un'altra tematica grossa però, che è venuta fuori in quest'ultimo anno, in questi ultimi anni, è il tema di ESG, cioè l'impatto climatico, la sostenibilità degli investimenti che vengono effettuati. Ad oggi le aziende che potrebbero performare di più sono quelle che riescono a investire in tecnologie che applicate sul prodotto permettono una riduzione dell'impatto ambientale. Infatti sull'aeroplano, sull'elicottero, tutto ciò che vola, si sta applicando un concetto di più elettrico, più efficiente. Quindi tutte le tecnologie che permettono di avere un incremento dell'utilizzo dell'elettrodo elettrico all'interno dell'aeroplano, partendo dai sottosistemi, quindi dai sistemi di attuazione, per poi arrivare anche ai propulsori, che sono i primi aeroplani elettrici che volano. E poi c'è tutto un discorso di efficienza, quindi rendere i motori più efficienti, alleggerire il peso dell'aeroplano e utilizzare processi speciali, che sarebbero l'applicazione della chimica, di fatto, sui metalli, che permettano la riduzione dell'impatto ambientale. Mi permetta la domanda un po' così, insomma, forse un po' eccessiva, ma questa brutta situazione potrebbe portarvi più lavoro? Finché c'è guerra c'è speranza. No, ecco, questa... Scusate, no. La battuta era proprio impossibile non fare. No, ovviamente ovviamente non è politicamente corretta. Non è però, politicamente corretta. Vabbè, però la vita non è politicamente corretta. La cosa che potrebbe sostanzialmente cambiare, che potrebbe giovare sicuramente ai paesi maggiormente sviluppati e quelli che hanno investito maggiormente in resilienza, è un cambiamento delle priorità nell'identificazione dei supplier. Ovvero prima della guerra, prima del Covid, vi era un'identificazione del fornitore come un soggetto che dovesse essere efficiente anche nel prezzo. Certo. Adesso li stanno inserendo altri driver, oltre a quello della sostenibilità, vi è anche quello della capacità di resistere alle mutazioni così repentine del mercato e quindi certo, anche a degli shock finanziari, che è sicuramente un driver di sviluppo importante in questo momento. Certo. Ranzo, che cosa ne pensa di questa visione? Cioè, loro hanno ovviamente una dimensione importante, tutt'altra la vostra, però... No, ma io non ho paura invece di parlare di temi, se vogliamo, non politically correct. Cioè, perché la vita è questa. È fuori di dubbio che questa situazione sta aumentando la spesa per la difesa e quindi aumenterà gli investimenti nel settore della difesa, che dal punto di vista scientifico però e tecnologico non è da vedere negativamente. Perché? Perché quello è il campo in cui si sperimentano le tecnologie in maniera più spinta e da questo sviluppo tecnologico si traggono dei benefici che poi vengono applicati anche in campo civile. Per cui dal nostro punto di vista di industriali e non di coloro i quali si occupano di difesa, questo è uno stimolo scientifico, perché è quello che consente di portare avanti la conoscenza a livelli più spinti che non nelle applicazioni in campo civile. Quindi io penso che per paradosso questo settore che crescerà, il settore della difesa, è, mi pare abbastanza evidente. La Germania ha preso una decisione di aumentare il proprio budget della difesa di 100 miliardi, quindi questo qualche cosa cambierà. E anche dal punto di vista di sviluppo di nuovi prodotti, l'abbiamo letto sui giornali in questi giorni, la sperimentazione per esempio di nuovi missili ipersonici, no? Che viaggiano a n volte la velocità del suono. Allora, per noi che ci occupiamo di scienza e di tecnologia, questo è un tema affascinante dal punto di vista, come dire, tecnico, non dal punto di vista dell'esercizio del potere. È affascinante perché veramente porta avanti la conoscenza. Vedremo cosa succederà nei prossimi anni. Credo sicuramente che tutto il comparto dello spazio, soprattutto per applicazioni civili, avrà una crescita molto importante e quindi darà anche molte opportunità ai giovani. Quindi proprio l'altro ieri ero in un consesso molto interessante, un convegno organizzato dall'Associazione Italiana degli Studenti Appassionati di Spazio,
che raduna tutti gli studenti universitari, a prescindere dalle facoltà, appassionati di spazio. Quindi c'erano ingegneri, fisici, ma anche giuristi, per esempio, e anche economisti. E questi giovani avranno, secondo me, un'opportunità straordinaria, perché noi siamo in grado già di vedere questa crescita davanti a noi, ma non avremo tutto il tempo di cavalcarla, mentre credo che la generazione di chi finisce gli studi in questo periodo avrà davanti a sé un ventennio piuttosto interessante. Roberto Battiston, ma un po' più vicino del ventennio, adesso è veramente difficile immaginare come, che strada prenderà questa difficoltà di rapporti con gli ex amici. Non lo so, che cosa ti immagini? Io credo anche da un punto di vista scientifico cosa può succedere? Ci sono dei tempi in cui avvengono le cose che sono caratteristici dei rapporti politici, di quelli militari o di quelli scientifici. È chiaro che fino a che c'è questa guerra in atto, con le condizioni attuali, è impensabile fare qualsiasi, almeno per me è impensabile fare qualsiasi predizione, perché dipenderà come questa guerra avrà un esito, auspicabilmente in tempi brevissimi, oppure in tempi brevi, o chi lo sa, in tempi medio-lunghi. Io non ho più pallida idea di come si svolgerà questa cosa, ed è chiaro che finché abbiamo una guerra così violenta, così terribile, nel cuore dell'Europa, chiamiamola col nome che è, nel cuore dell'Europa, difficile fare grandi discorsi. Però io a un certo punto mi aspetto che ci risveglieremo con un qualche esito di questa situazione di guerra. Tutte le guerre finiscono, anche questa finirà, non so bene come. Sono preoccupato che non abbia un'escalation fuori controllo, lo riconosco come cittadino, come siete voi, quindi non lo so, ma io mi auguro che un giorno ci risvegliamo e questo picco di distruzione comincerà a calare e arriverà a una qualche situazione di compromesso complessivo. A quel punto credo che la scienza, la science diplomacy e la space diplomacy, che in qualche modo ha sempre accompagnato, space diplomacy è un pezzo di scienza che si applica al settore spaziale, diplomacy perché quando uno va a parlare tra paesi lontani, separati da distanze culturali o geografiche, spesso e volentieri collaborazioni universitarie di ricerca sui temi di interesse comune, climatici, la sicurezza dei fenomeni, dalle catastrofi. Abbiamo tantissimi esempi di come la scienza tende un po' come una macchia d'olio a disporsi, perché gli scienziati, e quello che li unisce è un metodo e un modo di approcciare il problema che è molto poco ideologico. E quindi quando possono hanno una tendenza naturale alla collaborazione, hanno sempre avuto, anche nei momenti più cupi della guerra fredda, anche gli stessi scienziati che hanno disegnato le bombe atomiche per i russi e per gli americani, poi sono stati alcuni di loro gli stessi che hanno creato le condizioni per rimettersi a discutere su come gestire un mondo che non sia sistematicamente esposto al delirio nucleare. Quindi io mi aspetto che si riprenderà un po' come quando uno abbatte una foresta, l'incendio che abbatte la foresta, però poi rinascono gli alberi. Ci vuole del tempo. Il tempo scala della collaborazione scientifica è relativamente lento, perché è un tempo degli uomini, delle donne che fanno ricerca, che si trovano, che si incontrano, che condividono dei risultati. Però è una cosa che può essere molto ampia, specie oggi che abbiamo dei rapporti facili, no? Con le telecomunicazioni, con internet, possiamo facilmente raggiungere situazioni molto distanti. Quindi da questo punto di vista io non sono pessimista, però non posso mettere sulla stessa bilancia una science and space diplomacy con una guerra così violenta che sta accecando e abbagliando tutte le prospettive di pace. Non posso mettere sulla stessa bilancia lo sforzo degli scienziati di collaborazione con quello che accade in questo momento sul campo, sono troppo sproporzionati. Quando questa cosa tornerà a una situazione più, diciamo, normale, chiamiamola così, io sono molto fiducioso che si ricomincerà con il CERN, si ricomincerà i rapporti con l'ESA, si ricominceranno tutte queste cose, naturalmente per l'Europa, questo è un discorso per l'Europa, avendo imparato quanto ci siamo sforzi al di là della ringhiera di sicurezza, a costo di rischiare di cadere giù, e in alcuni settori siamo cascati al di là del balcone.
questa è una lezione che non dobbiamo dimenticarci. Tante volte abbiamo discusso anche recentemente, dobbiamo essere sull'elettronica, dobbiamo essere sull'intelligenza artificiale, dobbiamo essere autonomi. Lo dobbiamo davvero essere. Ecco, ma c'è un settore in cui noi siamo davvero autonomi? Ah, che bella domanda questa. Cioè, non lo so perché faccio delle domande così. Questa è una bella domanda. Chi è che risponde? L'industriale di forse è la cultura e la storia. Però, e però non lo sfruttiamo. Non è un settore industriale. Siamo così polli che, diciamo, nel patrimonio culturale, non credo che abbiamo alcun altro al mondo che ha più di noi, più conoscenze, più storia, più cultura. Abbiamo quindi una totale indipendenza, ma non la sfruttiamo pochissimo, secondo me. Cosa posso chiedere per un giro finale, che cosa immagina nei prossimi anni? Per esempio per il suo gruppo, che potrebbe essere un esempio, è un esempio importante, perché è un esempio industriale che segue un flusso. Ma io credo e auspico, sicuramente ci sarà crescita, e questo è un fatto molto positivo. Tra l'altro in Europa l'idea di aver costruito il piano, diciamo, di recovery plan, quello che in Italia ha declinato come piano nazionale di ripresa e resilienza, è un fatto molto positivo che contribuirà alla crescita e al rafforzamento della conoscenza, quindi se saremo capaci di sfruttarlo, questo sarà molto interessante. C'è già chi parla in Europa di un altro PNRR apposta per la difesa e per l'energia, per diciamola, essere indipendenti da questo punto di vista, quindi sarà un decennio di opportunità di crescita, e io mi auguro di anche di nuove e più forti collaborazioni con chi si vuole sedere intorno al tavolo, perché non credo che sarà così facile avere delle collaborazioni multilaterali a livello globale. Però credo che i giovani che avranno queste opportunità dovranno cercarle, perché isolarsi non è mai un successo. Vorrei sentire una parola su questo. Ma io quello che posso dire è che penso sia anche importante dare il proprio contributo così, umanamente, anche in maniera molto semplice. Noi, per esempio, un piccolo aneddoto che vi racconto, perché penso che sia, diciamo, giusto farlo, abbiamo dato la disponibilità ad accogliere due rifugiati ucraini immediatamente, diciamo, allo scoppio della guerra. Questo a Trento? Questo a Trento, esattamente, e abbiamo avuto la fortuna di, per così dire, no, dal nostro punto di vista, di poterli accogliere già una settimana dopo, sostanzialmente. Quindi abbiamo una mamma e una bambina di 11 anni in casa nostra. Ho dovuto relegare ovviamente un mio figlio in una specie di sgabuzzino, ma lui, diciamo, non ha avuto nessun problema, anzi è contento, e abbiamo incominciato questa avventura così molto piacevole, all'inizio un po' per dovere, lo devo ammettere, ma sta diventando anche una cosa, diciamo, molto piacevole, seppur nella fatica della convivenza, perché quella c'è sempre. Quindi penso che sia anche molto corretto ricordarsi che occorre essere operatori di pace a tutte le scale, perché in realtà oltre che scienziati e oltre che immaginare grandi sistemi che a qualcuno spetta, ma anche noi nel nostro piccolo possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo, forse questo direi. Che cosa immagina per il suo distretto? Allora, sicuramente, come dicevo prima, abbiamo vissuto non uno ma due cigni neri in questo contesto, ma come anche ha detto l'ingegner Ranzo, bisogna saper cogliere l'opportunità dal momento di difficoltà, e quindi in questo momento fondamentalmente è necessario cercare di capire in che contesto ci troviamo, identificare poi delle azioni che fanno in modo di generare sinergie da quello che sta accadendo. In particolare noi, come cluster aerospaziale dell'Umbria, abbiamo identificato come percorso quello di andare a valorizzare il fatto che siamo un insieme di imprese che insieme ha tutte le competenze per poter competere a livello internazionale sul settore aerospaziale. Pertanto ragionare in qualsiasi azione che facciamo in ottica di sistema, lavorando non solo però con le imprese che fanno parte del cluster, ma anche con tutti quegli stakeholder che possono generare valore per noi, ovvero, ovviamente, partiamo dalle istituzioni, ovvero la regione con i suoi enti finanziari,
le università, gli enti di ricerca, gli ITS, le scuole superiori locali, con i quali stiamo sviluppando dei progetti di formazione reciproca e scambio di know-how e lavoro. E poi ovviamente anche le associazioni di categoria, quindi Confindustria. Insomma, stiamo cercando di costruire un ecosistema virtuoso dell'aerospazio qua in Umbria, che può essere quello che ci permetterà nel futuro di avere quel vantaggio competitivo, perché come dicevamo prima siamo tanti ma piccolini, ma insieme sicuramente riusciamo a raggiungere una dimensione maggiore. Io vorrei che Roberto Battiston chiudesse questa nostra chiacchierata. Sei stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, sei un osservatore, collabori molto strettamente con l'Agenzia Spaziale Europea. Le agenzie spaziali in questo momento dipendono totalmente dalla politica. Come sta funzionando? Ma credo che le agenzie spaziali sono bracci operativi dei vari paesi, oppure dei vari super paesi, dell'Europa, gli Stati Uniti, che sono insieme gli Stati, l'Unione Sovietica, la Cina, sono dei grandi sistemi e realizzano con investimenti anche molto significativi i programmi spaziali. Quindi da questo punto di vista sono fortemente legati per loro natura alla strategia e alla politica del vario paese. Ma in questo momento sono chiamati a un cambiamento epocale di pelle. Perché? Perché in effetti lo spazio, che ha poco più di 60 anni, perché voglio dire, se parliamo dello Sputnik in poi, insomma, la maggior parte di noi forse era già nata, se fosse qualcuno, no, ma un bel numero di noi era già nato, ha avuto vari componenti, una componente economica, che per molto tempo è stata quella delle telecomunicazioni geostazionarie, tipo quelle televisive, le famose parabole. Ma negli ultimi 20 anni circa, forse 15, è nato in modo prepotente e forte una new space economy, in cui si fa un salto di qualità perché arrivano molti dati dallo spazio, osservazione, navigazione satellitare, applicazioni più disparate, e si sta proprio assistendo alla nascita della new space economy. A proposito, interrompo, sei un grosso esperto di space economy. Quanto vale oggi e quanto potrebbe valere, e quanto questa guerra potrebbe interrompere uno sviluppo o cambiare le direzioni? Io ti posso dire quanto vale sui 350-360 miliardi di euro oggi, ma sta crescendo. C'è chi dice che si moltiplicherà per 2 o 3 volte nei prossimi 10 anni, non mi voglio spingere a questo tipo di però certamente è una fase di crescita. Cosa accadrà di questa guerra è un gigantesco punto di domanda. Perché tutto sommato la New Space Economy riguarda tutti i paesi, che non particolarmente riguarda la Russia o l'Ucraina, cioè tutti i paesi occidentali, la Cina, quelli che, come diceva prima Giulio Ranzo, rappresentano tutto sommato messi assieme il 70-80%. La Russia in questo senso ha una dinamica veramente diversa, che è tendenzialmente anche diminuzione. Quindi questa economia che sta nelle nostre tasche, perché i nostri telefoni seguono i satelliti continuamente, ha generato alcune macroscopiche industrie, alcune industrie che sono nate come gli start-up pochi anni fa, e sono diventati valori di miliardi di euro, di dollari, della borsa, i famosi unicorni, cioè gli Apple, gli Amazon degli anni 2000, della bolla del .com, oggi si chiamano Planet, SpaceX e via dicendo. Quindi c'è una dinamica molto forte che fra 10-15 anni, voltandoci indietro, diremo: ma guarda, quello lì quando ne parlavamo a Foligno era grande così, oggi è 10 volte più grande. Accadrà, sta accadendo, e quindi questa dinamica obbliga le agenzie spaziali a cambiare pelle, a cambiare modalità di intervento, a interloquire in modo diverso con la società degli stakeholder, di coloro che sono produttori, quindi imprenditori, industria, alla parte scientifica, alla società nel suo insieme degli utilizzatori, e questa è la grande sfida. La NASA in questo senso ha mostrato molto spesso la strada anche alle altre agenzie. Non dimentichiamoci che l'orbita bassa di fornitura
di servizi per la stazione spaziale è già privatizzata da qualche anno, e SpaceX è una dimostrazione lampante di questo, e si sta lavorando anche alla commercializzazione della Space Station. Adesso con la storia della Russia vedremo, però era un percorso in atto. Questa è la sfida delle agenzie, trovare il modo di rendersi utile in un sistema in cui l'economia sta prendendo il sopravvento. E se vi ricordate, se pensiamo alla forza del processo economico, non c'è agenzia che tenga. Se parte un processo economico, diventa trainante rispetto a qualsiasi investimento pubblico. Lo spazio fino adesso è stato fortemente sostenuto dall'investimento pubblico. Nel momento in cui parte un meccanismo economico, cambia, perché riguarda altri stakeholder, entrano in gioco altri tipi di persone, di industrie, di interessi, e quando parte l'economia, diciamo, anche il ruolo delle agenzie è veramente diverso. Quindi questa è la grande sfida. Questa è una grande sfida, e tra l'altro siamo partiti dalla stazione spaziale e chiudiamo sulla stazione spaziale, la famosa bolla, ed è quasi un relitto archeologico di un passato di collaborazione, eccetera, che sembra così lontano. È davvero, adesso tra l'altro sta per tornare su la nostra Samantha Cristoforetti con altri tre colleghi della NASA, ci mette più tempo ad andare con SpaceX che non con i russi, comunque erano più veloci, e questo succederà probabilmente martedì. È come se fosse, cioè, lì è come se il tempo non fosse passato, non fosse successo niente, e forse è il luogo da cui capiremo che strada prende lo spazio? No. Quello che è accaduto in queste ultime settimane è una dimostrazione ulteriore. Io qua a Foligno qualche tempo fa ho fatto un seminario su come il cinema da trarre ispirazione dalla fantascienza è attratto da un certo punto in poi, da Apollo 13, ispirazione dalla realtà. Quello che è successo sulla Space Station nessuno sceneggiatore di nessun film l'aveva mai concepito. Esatto. Cioè, da una parte il responsabile della Space, dell'Agenzia Spaziale Russa, che bombardava di Twitter pesantissimi la NASA, i principali astronauti della NASA che rispondevano a palle incatenate con sugli astronauti russi e europei, e non si sapeva se tornava indietro. Che facevano finta di niente, meravigliosi, cioè attori straordinari. Qualcuno dovrebbe fare, mi immagino, un film, perché un simile inizio può portare a qualsiasi sviluppo. Veramente. Quindi siamo di fronte a una situazione completamente nuova, paradossale, incredibile, ma che sta tenendo. Secondo me la lezione profonda che dobbiamo ricavare da questa esperienza, io non so se faremo altre stazioni spaziali, se avremo altre possibilità di fare cose così complesse, così, ma la lezione è che quando due entità anche lontane decidono politicamente con lungimiranza di collaborare e si mettono alla parità dell'interdipendenza, questa roba tiene per 20 anni, tiene anche la guerra, tiene anche l'embargo. Forse è su questo modello che dovremo intraprendere future collaborazioni internazionali, senza aver paura se hanno la pelle gialla, parlano in cirillico, scrivono in cirillico o sono basati sulla cultura latina. Perché se si crea vera interdipendenza, si dà un limite reale alla possibilità di scossoni irreversibili. Grazie a Roberto Battiston, docente di fisica sperimentale all'Università di Trento, grazie a Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio, a Nicola Pugno, professore di scienza delle costruzioni dei materiali dell'Università di Trento, che sta ospitando anche una famiglia ucraina, e grazie a Daniele Tonti, presidente del cluster aerospaziale dell'Umbria, che con tanta chiarezza ci ha raccontato quanto stanno lavorando. E grazie a voi per essere stati con noi.